48 minuti dopo le 8 del mattino, buona domenica, buona giornata da Barbara Sala, Massimo Lonigro e Enrico Galletti. Allora, come ogni domenica vi portiamo così virtualmente a fare colazione a Verona con il sindaco Federico Sborina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci qui. Allora, a un paio di giorni dall'introduzione del Green Pass e a qualche settimana dalla ripresa del turismo di questa estate, del movimento in una delle città d'arte più famose al mondo, che è Verona, come sta andando con la ripresa appunto degli eventi e dei musei che sono aperti? Allora, devo dire che negli ultimi 10-15 giorni c'è stato uno scatto incredibile. Scatto incredibile nel senso che sono tornati veramente tantissimi turisti. Pensate che la settimana scorsa abbiamo fatto una verifica col casello di Verona Nord, e questo è un dato che anch'io non mi aspettavo, e nei primi sei mesi, soprattutto in queste ultime settimane, si è superato del 10% il 2019. Quindi pre-Covid, il 2019 ricordo che è stato l'anno record per i transiti in ingresso e in uscita. Che significa che ci sono tante persone, tantissimi stranieri che sono tornati, l'abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, con delle code praticamente interminabili per entrare in arena qualche giorno a visitare il monumento o la casa di Giulietta, e questo insomma è sicuramente un buon auspicio, perché si rivede un movimento come non si vedeva sinceramente dal pre-Covid. Non siamo ancora alle stesse dimensioni, anche perché mi dicono gli esercenti che i turisti, anche soprattutto gli stranieri, spendono di meno, però l'importante intanto è che siano tornati e pian piano torneranno poi a spendere anche nei nostri negozi, nei nostri bar, nei nostri ristoranti. Certo, e proprio in questo momento di ripresa per l'Italia, per la città, per Verona, voi state lavorando a un progetto molto ambizioso, uno stadio, è vero? Sì, devo dire che è stato dichiarato il pubblico interesse ancora qualche tempo fa, dopo che ovviamente il Covid ha rallentato un po' tutto perché riguarda la progettazione, ma tutto sta andando avanti. Devo dire, io lo vedo anche ai risultati sportivi che l'Italia sta ottenendo in queste Olimpiadi. Mi permetto anche con una battuta, a dispetto di tanti gufi che all'inizio delle Olimpiadi invece dicevano che avremmo fatto schifo, e invece i gufi delle prime ore. Sì, esatto, che non hanno avuto la prudenza di aspettare di vedere i risultati poi delle varie giornate. E è chiaro che gli impianti sportivi sono fondamentali per far crescere ancora il nostro movimento sportivo, che sta dimostrando di essere, tra l'altro, di essere tornato a gradi veramente di grandissima eccellenza, ma perché all'interno degli impianti moderni, come quelli che vediamo in giro per il mondo, si possono fare grandi spettacoli sportivi, ma anche grandi spettacoli di ogni tipo. E mi permetto anche di dire che quest'anno lo sport italiano ha battuto se stesso, perché io lo faccio con esempio rispetto agli europei di calcio. Eravamo sempre quelli che arrivavamo magari con lo sfavore del pronostico, partivamo male, poi invece alla fine ce la facevamo. Invece quest'anno nel calcio, così come nell'atletica, così come negli altri sport, siamo arrivati orgogliosamente, tante volte con il favore del pronostico, con serenità e con tranquillità, abbiamo fatto quello che doveva essere fatto e abbiamo vinto. E questa è una dimostrazione, anche se volete, di grande tranquillità dei nostri atleti, del nostro sport, che poi è un po' lo specchio della nostra società, della nostra comunità, come deve essere da qui in avanti per poter ripartire in modo molto forte e importante. Ha ragione sindaco, lo sport quest'estate ci ha dato una grandissima lezione di vita dopo un periodo, speriamo di esserci lasciati alle spalle, decisamente duro. L'augurio è che per quando sarà pronto questo Arena Stadium non ci sia più bisogno di Green Pass e si sia tornati veramente ad una libertà totale. Libertà che comunque, per quanto riguarda la fruizione degli eventi straordinari di Verona, in queste settimane ci sarà proprio con il Green Pass, a cominciare dal 31 di agosto, anzi a cominciare, questo lo diciamo noi perché è quello che ci riguarda di più, ma voi avete già iniziato come città, intendo, con l'esibizione del Green Pass, che è necessario per entrare ad esempio al castello. Devo esibire il Green Pass per visitarlo? Sì, nei musei che sono considerati appunto come se si riferisce al Castelvecchio, da noi sicuramente sì, ma in arena stessa, perché l'arena stessa è considerata un museo, quindi anche durante il giorno, prima che venga diciamo allestita per gli spettacoli serali, c'è questa necessità. Tutto questo ovviamente ci ha creato anche per gli spettacoli, i primi spettacoli d'opera in arena, qualche problema evidentemente ce l'ha creato, perché non sapevamo cosa aspettarci tra gli spettatori che sarebbero arrivati con o senza Green Pass. Abbiamo allestito dei punti tamponi d'emergenza, insomma è tutto si è rivelato più complicato, però devo dire anche che tutto ha funzionato e sta funzionando molto bene, quindi l'auspicio è che anche per il 31 di agosto, quando ci saranno i Power Hits,
dove tra l'altro mi permetto di dire che con il nuovo decreto, probabilmente voi sapete che l'arena da maggio era l'unico contenitore che poteva avere 6.000 posti, con il nuovo decreto ritengo che possano essere anche di più, visto che si parla di una capienza al 50% e l'arena ha più di 12.000 posti, che sarebbe 50% 6.000. Certo, insomma manca davvero poco, adesso tra poco è Ferragosto e poi insomma ci siamo, 31 agosto all'Arena di Verona, Powerhits Estate 2021, come ricordavamo un'edizione che vuole essere totalmente Covid free per mettere al primo posto la sicurezza, ma anche per permettere alla musica, allo spettacolo, a questo settore importantissimo di ripartire. Grazie al sindaco di Verona Federico Sboarina per essere stato con noi, buona domenica e ci sentiamo presto. Grazie a voi, buon lavoro e buona domenica. Grazie sindaco, appuntamento a domenica prossima, festeggeremo insieme il Ferragosto.